Bentornato Maurizio Ciao a te Bruno. Paola, è sempre un piacere essere qui con te. È un piacere mio. Allora, dico subito, come faccio sempre quando diciamo faccio due chiacchiere con anzi quattro chiacchiere con un ospite che è già venuto nella mia rubrica, che io comunque posterò nei commenti il link del precedente video, di modo tale che chi vorrà potrà dargli uno sguardo. Adesso non ricordo con precisione perché veramente io di interviste ne ho fatte ormai talmente tante che non riesco a ricordare, però sono passati sicuramente diversi mesi, quindi su questo Circa non un c'è anno dubbio. fa. E più o meno sì, adesso mese più, mese meno siamo lì. Quindi con Maurizio abbiamo già parlato di alcuni dei tuoi libri, ci siamo dedicati soprattutto a uno dei due che vedo alle tue spalle, Veli, quindi se volete scoprire qualcosa su quel libro, andate a guardarvi la nostra precedente chiacchierata. Oggi con Maurizio parleremo invece di un altro dei tuoi libri, che tra l'altro mi risulta che è anche, diciamo, ben piazzato in vista di alcune cose di cui magari ci direi tu, io non aggiungo altro, e poi io dedicherò anche, dedicheremo anzi assieme uno spazio all'attività promozionale, perché diciamo mi sto un po' concentrando anche su questo aspetto, perché allora i libri innanzitutto va scritto bene, su questo siamo tutti d'accordo, è il presupposto indispensabile, però il discorso è che una volta che il libro è stato scritto, una volta che il libro è stato pubblicato, l'attività, chiamiamola promozionale, divulgativa, come preferite voi, è un aspetto fondamentale, un aspetto, Fondamentale. ahimè, che molti trascurano tra il discorso non tempo, io sono una persona timida, non mi piace espormi, non so da che parte cominciare, eccetera, eccetera. Diciamo che sono tutte obiezioni, per carità, comprensibilissime, però bisogna anche capire che se la promozione, la divulgazione non la fai, e soprattutto se speri che la faccia qualcun altro per te, sia per esempio una casa editrice o anche un agente letterario, che per carità può avere il suo ruolo, però uno autore si deve impegnare in prima persona. Io ho detto sempre molto molto banalmente: se un Stephen King, un Ken Follett ancora oggi fanno presentazioni, eventi connessi ai loro libri, sa che grazie a Dio stiamo parlando di gente che magari non credo che ne abbia neanche, come dire, necessità, qualche ragione ci sarà, no? Ecco, pensate a questo, visto che uno dice: ah, l'autore è famoso. Anche l'autore famoso lo fa, certo, altri mezzi, altri siamo d'accordo, però comunque mettiamola così, lo fa pure lui. Allora, Maurizio, cominciamo a fare due chiacchiere sull'altro libro, stavolta ci concentriamo sull'altro libro, naturalmente, cioè Ralph, in questo caso. Allora, sì, parliamo di Ralph. Ralph è appunto una spy story tecnologica all'italiana, perché si svolge in maggior parte in Italia, ma in realtà ci sono due storie in parallelo, una in Italia e una negli Stati Uniti che poi convergeranno. Questa è un po' una costante dei miei romanzi, il fatto di avere più storie che poi convergano a un certo punto del romanzo per avviarsi verso la fine. E praticamente affronta alcuni aspetti dell'evoluzione del nostro modo di intendere la tecnologia e soprattutto diciamo, anche quello che stiamo usando noi in questo momento, quindi il web, la comunicazione, eccetera, per capire quali sono i confini che ne determinano un uso, come dire, etico. All'interno del libro io conio un termine che è ciberetica, come cibernetica ma senza la N, cioè l'etica di questo utilizzo. Diciamo, la storia, o meglio, le storie, partono dal fatto che esistono una serie di alcune ricerche universitarie di carattere, sembrerebbe puramente accademico, una in Italia e una negli Stati Uniti, che improvvisamente diventano oggetto di qualcuno che è interessato ad impossessarsi dei dati di queste ricerche. Le due ricerche sembrano abbastanza banali, sono di quelle che classicamente costituiscono appunto il tipo di ricerca che si portano avanti normalmente nelle università. Nel caso della ricerca italiana, l'oggetto di questa ricerca, di questo studio, è proprio RALF, che è un acronimo. Questo è poi il fatto di avere tutti i titoli di quattro lettere, è una caratteristica dei miei libri, come potete vedere alle mie spalle. RALF sta per Robot Automatico Localizzatore di Fonti, perché è un piccolo robot, ma questo non ci deve far pensare ad un oggetto antropomorfico, dalle sembianze umane, è più un'automobilina
semovente, in grado di procurarsi l'energia di cui ha bisogno per restare in vita da quello che trova in giro, dalle prese elettriche, dai pannelli solari, dalle pile usate. E quindi è tutto sommato un'entità che autonoma, che diciamo vive, uso questa parola, di vita propria, nel senso che può restare in circolazione senza bisogno che qualcuno la vada a ricaricare e rifornire. La domanda sottintesa che poi verrà fuori nell'ambito del libro, ma questo oggetto è vivo? Ha dei diritti come ce la può avere l'essere umano, ma senza l'essere umano lo scoiattolo oppure il panda? Possiamo farne quello che vogliamo, possiamo spegnere a un certo punto, o essendo questa forma di vita tecnologica, una forma di vita, ha pure lei dei diritti che vanno rispettati o meno? Questa è, diciamo, una domanda sottintesa nell'ambito del romanzo. Analogamente, negli Stati Uniti c'è un esperimento più basato sul mondo dei computer, dove sono stati programmati dei bot con i quali siamo abituati a interagire pure noi o a litigare, che sono dei risponditori automatici delle chat, no? Spesso quando noi ci rivolgiamo a compagnie telefoniche e facciamo delle domande, pensiamo di parlare con un operatore, ma di là c'è un'intelligenza artificiale che interpreta le nostre domande e cerca di darci le risposte di cui abbiamo bisogno. In questo caso, diciamo, è un esperimento un po' più sofisticato, per cui all'interno di questi calcolatori sono state caricate delle personalità un po' più complesse, anche di alcuni autori, personaggi famosi, tra cui Marilyn Monroe, per esempio, che praticamente danno l'impressione a chi interagisce con questi bot che dall'altra parte ci sia effettivamente o un personaggio ignoto o un personaggio famoso che risponda alle domande, diciamo, dell'autore, conoscendo un po' la vita, la storia, il modo di fare, eccetera. Anche queste entità che hanno questa capacità di rispondere e interagire dall'altra parte sono dei software o hanno anche loro una loro dignità di vita? Diciamo, questo è quello che mi sono domandato io quando ho cominciato a scrivere il libro, ed è quello che si domandano anche, diciamo, queste persone che sono interessate a questi studi, che poi scopriremo sono due entità diverse, per scopi diversi, provano ad entrare in possesso di questo materiale di studio, e per motivi diversi, con chi le vuole bloccare questo tipo di studi per evitare appunto che l'opinione pubblica comincia a prendere confidenza con questo tipo di problematiche, e chi invece se ne vuole impossessare per utilizzare questa intelligenza artificiale per scopi meno nobili. E, diciamo, la caratteristica un po' del romanzo, questo non vi dico molto di più, ma No, certo, stavo per la bloccarti. caratteristica del romanzo è proprio quello che, diciamo, non ci sono dei veri e propri buoni, dei veri e propri cattivi, perché ognuno ha i suoi motivi a suo modo di vedere corretti per, diciamo, impossessarsi di questa tecnologia. E, diciamo, quello che invece mi preme sottolineare sono gli aspetti umani, perché le persone che si trovano coinvolte in queste vicende sono delle persone come me e te, anzi più giovani ancora, o come me, diciamo, quando mi è venuto in mente di cominciare a pensare a questo romanzo, quindi neolaureati, eccetera, per cui si trovano coinvolti in un gioco che forse è più grande di loro e quindi hanno delle difficoltà. Quindi tutto questo poi impatta su quella che è la vita anche, diciamo, sociale, con gli amici e sentimentale, eccetera, delle persone che si trovano in un certo momento coinvolti in una realtà che non ha niente a che vedere con loro, diciamo, con loro reale quotidiano. E anche il fatto che poi giustamente a indagare su queste cose è la nostra polizia, con le sue diciamo, sfumature di grigio rispetto alle capacità o ai mezzi a disposizione per interagire con determinati tipi di realtà. E quindi, ecco, questo è un po' il substrato del romanzo. Allora, diciamo che abbiamo già. Mi ha colpito un passaggio della presentazione che hai fatto, quando hai detto non ci sono buoni e cattivi, nel senso che ogni persona, adesso ovviamente di più non sveliamo, nel senso che ogni persona ha, diciamo così, ogni personaggio, anzi mi correggo, ha le sue, come dire, Lato motivazioni. positivi e negativi, certo. Ricordiamoci sempre, infatti, questa è una piccola regoletta della narrativa, della narratologia. Cioè che il personaggio, anche il personaggio più
aperte virgolette, cattivo, è convinto magari dal suo punto di vista di fare, tra virgolette, bene. Quindi anche questo è un A me aspetto. piace proprio, guarda, io sono chiaramente un appassionato del genere, leggo molto, sono onnivoro, ma mi piace la fantascienza, soprattutto diciamo la fantascienza non quella degli omini verdi, ma quella in cui c'è la tecnologia applicata un po', che ti posso dire, i Crichton di Sfera oppure anche i Follett del Terzo Gemello, insomma, questa è dove c'è questa la tecnologia che ci porta al limite della nostra conoscenza. Però non mi piacciono quei romanzi in cui i personaggi sono bidimensionali, cioè il capitano d'astronave che fa solo il capitano d'astronave e non ha una sua realtà, una sua vita. A me piace avere dei personaggi tridimensionali che hanno la loro natura umana, con i loro difetti, i loro pregi, le loro difficoltà anche quotidiane di andare a fare la spesa, lasciami dire, e che comunque fanno parte della vita, diciamo, di ogni giorno, anche dell'ispettore di polizia o del ricercatore universitario. Quindi mi piace nei miei romanzi mettere un po' di realtà. Questo non mi è difficile perché, vabbè, l'abbiamo già raccontato nell'altra intervista, è il mio pane quotidiano. Io di lavoro faccio il manager tecnico di un'azienda, per cui è il mio lavoro lavorare nel mondo delle ricerche tecnologiche, studiare componenti nuovi e soluzioni E tecnologiche, quindi diciamo, sappiamo anche, diciamo all'avanguardia. così, da dove trai anche ispirazione per i profili Sì. aperte virgolette, tecnici, tecnologici, anche che inserisci nei tuoi. Ma anche per quelli sociali, parlando di socialità, di quello che si muove in un'azienda o in un mondo di ricerca o in una realtà del genere, perché io, seguendo uno dei consigli proprio di Ken Follett in uno dei suoi decaloghi, bisogna, scrivere di quello che si conosce. E io, Assolutamente. Guarda, scusa, dovessi. hai fatto benissimo a citarla, perché questa è un'altra grandissimo insegnamento, poi ovviamente proveniente da un grandissimo maestro in questo caso, ma veramente è fondamentale scrivere di luoghi, di fatti, di cose che si conoscono, o quantomeno, mettiamola così, se non si Documentarsi, conoscono, ecco. beh, documentarsi, che uno scriva fantascienza, che uno scriva storico, quello che però è importantissimo, perché poi ovviamente altrimenti si Se rischia, mi no? permetti, vorrei dire, allora, tu avevi accennato una cosa, se mi permetti Sì. vorrei dire due cose legate a questo romanzo e poi ti lascio tutto lo spazio per parlare di promozione, che è un altro degli aspetti a cui mi dedico nel mio poco tempo libero. Allora, le due cose che volevo dire è che questo romanzo, effettivamente in questo momento è uno dei tre finalisti del premio Veggetti, che per gli amanti della fantascienza è un po' un caldo, perché è il premio per la fantascienza edita italiano più, diciamo, blasonato che c'è, tra l'altro organizzato dalla World SF, ossia dall'Associazione degli Scrittori Italiani di Fantascienza. E io ho la fortuna di essere Complimenti. tra i tre finalisti, insieme ad altri due bravissimi colleghi, mi permetto di chiamarli così perché sono scrittori anche loro, che sono Carlo Menzinger e Lorenzo Davie, e il 24 di questo mese, di Questo mese di ottobre, ottobre. ci sarà la cerimonia di premiazione. Io tengo le dita incrociate, sarà Castelnuovo Berardenga, e niente, andremo a vedere Bocca quello che al gli viene lupo. fuori e Niente, vedremo comunque quello che verrà già essere fuori. Però, arrivati in diciamo, finale è un bellissimo risultato. Spero esatto, ma ci soprattutto perché è un siano riconoscimento che mi è dato, ulteriori non so, riconoscimenti, esatto. non solo dai lettori, ma poiché, diciamo, questo è un premio gestito e anche i giurati fanno parte dell'Associazione degli Scrittori d'Italia di Fantascienza. È un premio che i colleghi, in qualche modo, che hanno letto il libro, hanno voluto, diciamo, considerarmi tra È anche i una tre. bella soddisfazione, oltre al discorso Esattamente. del premio, è comunque anche una bella soddisfazione. E poi l'altra cosa che dicevi, hai detto due cose. L'altra cosa è questa, è che ultimamente, dopo l'uscita di Ralph, ho partecipato con un racconto a un'altra bella iniziativa della mia casa editrice, che è la Tabula Fati, che è quest'altro libro che vedete qua, che si chiama Contaminazione. Contaminazioni, che è una raccolta di racconti con 13, ci cioè sono altri 13 colleghi che hanno scritto i racconti in questo romanzo, tra cui anche Menzinger, che diciamo, è con me in finale al Veggetti, ed è, diciamo, un'idea molto originale venuta a Vittorio Piccirillo, che è l'organizzatore dell'antologia, un altro bravissimo Scusate, scrittore, perché si è sono bloccato, è racconti. stato un istante, quindi si è bloccato.
No, continua. No, c'è stato un istante in cui l'immagine si è bloccata, ma adesso è tutto a posto. Prego, prego, Ok, continua. no, dicevo, l'organizzatore dell'antologia è Vittorio Piccirillo, che è un altro bravissimo collega scrittore. L'idea è questa: sono praticamente 13 storie in cui ci è stato chiesto di prendere i nostri personaggi dei romanzi, diciamo, più noti e calarli in una storia, in un racconto che ha a che fare col Covid e con la pandemia che abbiamo vissuto. Quindi, e in questo caso, i personaggi che io ho usato nel racconto che si chiama COVID.COVID all'interno di questa antologia sono proprio i personaggi di Ralph. Quindi, chi ha letto Ralph ritroverà alcuni dei personaggi del romanzo e viceversa, chi legge il racconto. Diciamo, l'obiettivo era cercare di vedere oltre quello che ci sta capitando. A volte la realtà supera la fantasia e Ah probabilmente. sì, Se questa vicenda qualche scrittore avesse scritto di quello che è successo in questi ultimi 2 anni, sarebbe detto, vabbè, questa è una delle solite. solo una curiosità, abbiamo capito il tuo genere di riferimento qual è, ma tutti i racconti che sono riuniti in questa raccolta sono tutti di genere fantascientifico oppure ci sono anche Sì, racconti di sono altro tutti scrittori di genere? fantascienza, per cui sono tutti racconti presi dai loro, diciamo, romanzi più famosi, alcuni ambientati sulla Terra, altri in altre galassie, perché, diciamo, il loro racconto originale non è ambientato sulla Terra, però tutti hanno a che fare con una pandemia, per molti versi simile a quella che abbiamo vissuto noi, quindi abbiamo bisogno di tenersi isolati e tutto quello che abbiamo vissuto qui sulla Terra per vedere appunto come hanno reagito altrove. E diciamo, nel mio racconto vedete che Ralph, il robottino, avrà un ruolo particolare nella vicenda, almeno per cercare di trovare una soluzione a Benissimo. questa. A proposito di promozione, ricordiamo che i tuoi libri sono disponibili naturalmente. Dunque, sono innanzitutto attraverso il canale delle librerie, ovviamente, perché io diciamo che mi permetto sempre di consigliare l'acquisto tramite il canale delle librerie. Poi, comunque, sappiate che ci sono naturalmente anche di classici store online. E l'altra domanda è Sì. se il libro è disponibile anche in formato ebook, oltre naturalmente a quello cartaceo. No, questa è una cosa su cui stiamo lavorando perché la mia casa editrice non è in questo momento nel mondo dell'ebook, quindi non Ah, so beh, meglio così perché come a me piace il libro cartaceo. fare. Io leggo entrambe, però effettivamente questi sono disponibili solo in formato cartaceo. Il prezzo è molto accessibile perché, diciamo, la casa editrice lavora bene. Come dicevi tu, si trovano anche in libreria. Chiaramente le librerie non possono avere in casa, in negozio, Però si tutti può i titoli. ordinare, si Però può nel giro di ordinare. qualche giorno mi arriva, ecco perché Esatto. è ben distribuito, è chiaro. Io guarda, sono di quelli che quando iniziai questa mia rubrica ormai. So, praticamente 2 anni fa quasi, dissi da subito, e all'epoca era chiuso tutto, sto parlando di marzo del 2020 quando erano chiusi, praticamente tranne i tabaccai market, più o meno era chiuso tutto, io dicevo sempre, se potete acquistate in libreria, ricordate che le librerie in questo momento sono chiuse, però accettano comunque ordini, fanno consegne a domicilio, ecco, quindi, a maggior Certo. ragione mi permetto di dare questo consiglio, e poi secondo me un giro in libreria, al di là di tutto, è sempre uno Si scoprono piacevole cose. e si scopre sempre qualcosa di nuovo, girando Si anche incontrano senza meta persone. tra gli scaffali, assolutamente, assolutamente sì. Ecco, adesso cambiamo un attimino, non dico cambiamo argomento, perché continuo a dire la promozione, la divulgazione è parte integrante dell'attività di chi si vuole dedicare alla scrittura, perché è inutile scrivere anche il più bel libro di questo mondo. Si è arrivati alla pubblicazione benissimo, si è scritto bene, indispensabile, però ovviamente questo è necessario, come si suol dire, ma non è sufficiente. Cioè è necessario anche, indispensabile, mi correggo, andare anche a puntare molto sulla divulgazione, sulla promozione. Esistono vari canali, esiste il web, siamo qui anche per questo naturalmente, però diciamo così, anzi, devo dire che negli ultimi 2 anni più o meno il web è stato, ha avuto quasi, oserei dire, il monopolio, perché purtroppo, so, non c'erano, salvo Allora, brevissime parentesi, è chiaro Paolo, che diciamo la maggior parte degli scrittori, diciamo, non professionisti, purtroppo non vive della scrittura, per cui esatto. Oddio, anche deve quelli professionisti sono necessariamente ritagliare il proprio tempo da quello a disposizione, senza considerare gli impegni tradizionali, famiglia, eccetera, che sono
che sicuramente deve avere la priorità su tutto il resto. Nel mio caso particolare, il tempo che mi rimane a disposizione è veramente pochissimo, perché ho un ruolo abbastanza importante in azienda e spesso sono pure fuori per lavoro, per cui riuscire a ritagliare, già ecco, riuscire a trovare diciamo, la possibilità di essere presente il 24 per la premiazione del Veggetti, comunque vada, è stato uno sforzo non indifferente di incastro di date. Quindi è io nel caso particolare sono uno di quelli che di tempo ne ha poco. E però proprio per venire dietro a quello che stai dicendo tu, ciò nonostante non significa che non faccia promozione. Chiaramente nel mio caso il grosso della promozione è legato al web, ma per questa serie di motivi, perché non riesco a liberarmi tempo, diciamo, a sufficienza per farlo altrove, però laddove fossi invitato, sono invitato, cerco sempre di trovare un modo, se possibile, di essere presente. Sì, io mi occupo di cercare di dare una mano, di essere a fianco a quelli che io ho rinominato SNAF, che sono scrittori non ancora famosi, che è un nomignolo che, diciamo, ben augurante, perché non ancora, da sempre, da prima ancora che a molti dei miei romanzi fossero pubblicati. Chi, diciamo, frequentava la rete quando ancora non esistevano Facebook e gli altri social, forse ricorderà Il Rifugio degli Esordienti, che era un sito Sì. web che io ho creato, credo, nel 98, se non sbaglio, e che è stato per molto tempo un punto di riferimento, con una serie di Esatto, c'erano anche io lo notizie, conoscevo, c'erano informazioni, anche suggerimenti, e col database di tutte le case di visita. interessanti, perché era veramente un momento in cui ancora molte di queste informazioni oggi sono molto più diffuse. All'epoca Chiaro, chiaro. era E veramente difficile reperirle, eh. quindi chiaro che ovviamente il rifugio non esiste più perché non avrebbe ragione di esistere, ma io mi sono evoluto assieme a loro cercando di trovare altre strade per essere a fianco degli scrittori. In questo momento io porto avanti due iniziative importanti sul web, sono tutte e due completamente gratuite e sono tutte a disposizione di chi si vuole mettere in gioco, appunto, per fare la promozione del proprio, e come vedremo non solo del proprio libro. Queste due sono la Rete dei Tesori, a cui hai partecipato anche tu, mi fa piacere, che è una forma anche di rispetto e di solidarietà tra noi scrittori, perché sono scrittori non ancora famosi che hanno letto e sono stati, come dire, affascinati o interessati dal libro di un altro scrittore, della stessa categoria, chiamiamola così, e ne vogliono parlare sul web. Quindi sono degli interventi, è un canale YouTube a tutti gli effetti, perché prima era ospite della mia pagina. Io ho un canale che si chiama I Libri di MGB, dove trovate le mie interviste, i trailer dei miei libri, eccetera. Prima la Rete dei Tesori era una parte di questo canale, adesso c'è un indirizzo tutto suo, quindi se cercate su YouTube la Rete dei Tesori troverete questo canale, in cui appunto ci sono questi video in cui scrittori come me, come te e come tanti altri vi parlano del libro, non del proprio libro, ma del libro di un altro. Ci mettono la Dopo faccia e chi è. che l'ho letto, precisiamo, perché è È importante questo. chiaro, Perché è molti, chiaro. c'è un brutto vizio che mi dispiace doverlo dire a proposito di web, che è quello di fare io le chiamo le recensioni di comodo, tipo scrivere quelle due righe su Amazon o su altri profili, oppure anche parlare di un libro senza magari neanche averlo letto. Insomma, no, non è molto È una serio, cosa che c'è da sinceramente. dire, cioè, se mi permetti, solo una cosa sul discorso di Amazon: c'è una motivazione tecnica dietro quelle due righe. Perché anche se tu dici non mi è piaciuto, per dire, nella Solo se recensione, si c'è il raggiunge un software certo di Amazon, tot. fa sì che nelle ricerche compaiono i libri che hanno maggiori Lo commenti. so, Quindi un lo commento so, lo anche di una so. parola interessante è qualcosa che ne aumenta la probabilità che quel romanzo venga fuori in una ricerca di qualcosa di simile. Però insisto, sarebbe Non è comunque più una. No, indicato, infatti, secondo me, leggere così. nel caso, cioè, uno non può dire bello, l'ho letto, mi è piaciuto. Può dire interessante perché ha letto di che si tratta, è un commento reale che sembra interessante, però si può fermare lì. L'effetto è lo stesso, perché più commenti ci sono e il libro viene fuori dalle ricerche, ma uno non sta dicendo una cosa che non è vera. Dicevamo, invece, in questo caso, chiaramente, poiché gli autori si leggono anche dei brani, parlano diciamo, diffusamente, io cerco di diamo un limite massimo di un quarto d'ora a queste brevi presentazioni, qualcuno è più breve, dovendo parlare del romanzo, chiaramente lo hanno letto e leggono, si mettono anche
a disposizione con la loro voce per leggere alcuni passaggi E si che fa sono praticamente una sorta risultati. di video recensione accompagnata da letture di quel libro. Lo so perché io lo feci L'hai fatta dunque. e l'hai anche ricevuta, credo, perché qualcuno dei Esatto, tuoi io libri è anche feci una venuto sorta di scambio, tra virgolette, di in Sicilia. Non libri con. Nel necessariamente, però sì, cioè nel senso che non è che io lo vado senso sempre con che me, Luisa però. Colombo lesse il mio Sorelle molto speciali e fece la Sì. recensione. E io a mia volta lessi il suo Legami pericolosi e feci la Esattamente. recensione. Mi sono No, diventato più allora conosciuto. sono cresciuti, ce ne sono parecchi in questo canale ed è un modo, diciamo, intelligente di mettersi, di utilizzare la rete e soprattutto di parlare di un libro, anche perché ognuno di noi nel suo piccolo ha il suo piccolo, come dire, entourage di followers, se vogliamo chiamarli così. Vabbè, certo. E soprattutto Per bisogna cui, cercare di allargarlo. La no, ma divulgazione proprio per questo, serve a presentare al quello. mio entourage il libro di una persona che non hanno mai sentito da. In un singolo istante permette a, che so, 10, 20, 100, non lo so, persone di conoscere un libro di cui non hanno mai sentito parlare e viceversa. E soprattutto un autore, perché io insisto Esattamente. molto sulla divulgazione, è importante. Più del io, ecco, un consiglio che mi permetto di dare: se dovete crearvi dei profili sui social, la classica pagina Facebook, per esempio, non fatela con il titolo del libro, fatela con il vostro nome e cognome. È importante questo perché deve essere, è una logica un po' di marketing, cioè deve essere il tuo nome, il marchio, non il libro, anche perché Si il libro vuol può dire. fare entrambe le cose. Io, per esempio, ho un profilo col mio nome e poi ognuno dei miei romanzi c'ha la sua pagina, non il profilo, c'ha la sua pagina dove io poi ci metto i link di tutto quello che si trova in giro. Per cui uno, se va sulla pagina di Ralph, trova intanto il primo capitolo, ve lo potete leggere integralmente perché l'ho messo Sì, lì. potete anche, giusto, anche questa è una buona idea perché questo dà un assaggio della lettura. Adesso. Esattamente. Bene. Ci trova i link, poi a varie interviste ci sarà anche il link a questa interessante chiacchierata, per cui tutti quelli che vogliono sapere qualcosa di più lo trovano sulla mia pagina in generale, ma chi è interessato al romanzo in quella pagina trova tutto quello che riguarda quel romanzo. Sono due cose Benissimo. indipendenti, il profilo è della persona, la pagina può essere del libro. Certo. Ricordiamo quindi la rete dei tesori, lo trovate su YouTube, è molto semplice, basta che digitiate sulla barra di ricerca e lo trovate. L'altra E cosa. l'altra invece è ancora un canale. Allora, mi sono reso conto che uno degli strumenti promozionali, secondo me, più validi in questo mondo così veloce per i libri, a parte, diciamo, parlarne, vedere e leggere, è il book trailer. Perché in 2 minuti di immagini e poche scritte dà quantomeno uno snapshot di quello che il libro vuole essere, vuole raccontare. Però non ho trovato fino ad oggi un contenitore, non c'era un contenitore destinato a contenere i book trailer dei libri italiani. Di altri stati li ho trovati, in Italia sono un po' sparsi, ognuno se lo mette sulla sua pagina o sulla pagina della società, diciamo, video che ha creato l'oggetto. Io ho creato un contenitore che si chiama semplicemente Book Trailer Italia, e anche quello è un canale che trovate direttamente su YouTube, dove chiunque abbia già un book trailer fatto, me lo può inviare e io lo ripubblico su questo canale. L'unica raccomandazione, ma questo vale per i video come per i libri, è che praticamente questo book trailer non contenga materiale protetto da copyright. Parliamo di No, musica, beh, parliamo di no, immagini, cioè, parliamo di anche cose. quello è una raccomandazione importante perché purtroppo a volte non ci. Cioè, oddio, magari uno lo fa anche in buona fede, però attenzione perché se diciamo non dovrebbe mai capitare, però se mai capitasse la classica contestazione, poi sono comunque aspetti È antipatico, ma rognosi, ci sono in rete, antipatici. guarda, si trova di tutto, ci sono decine di siti con delle basi, diciamo, utilizzabili, non protette da copia, che chi l'ha scritta l'ha Gratuito, messa a disposizione, e gratuito, tranquillamente, se uno deve fare un video, se ne trova anche di molto carine, qualunque sia il vostro genere di sì, riferimento, ormai da usare come basta base. avere. Io credo un tempo erano anche queste cose, tutto sommato, se vogliamo, erano molto più complicate. Oggi, tra i cosiddetti tutorial, le esperienze comunque che si possono condividere, secondo me è veramente molto, molto semplice, e non dà assolutamente nessun tipo di problema. Maurizio, grazie per tutte queste attività e grazie naturalmente anche per questa Io vi chiacchierata. chiedo solo di tenere un po' le dita incrociate per le prossime 2 o 3 settimane fino al 24. Proposito, infatti, magari adesso tanto chi ti segue sui social e quant'altro potrà avere anche cognizione di causa, però so.
tienici informati su questo appuntamento. Noi registriamo, ricordo oggi che è il 29 di settembre, quindi praticamente stiamo parlando di circa tra 20-25 giorni a partire da adesso. In bocca al lupo per questo. In ogni caso vi farò sapere o con enfasi o in maniera un po' più sommessa, però relativamente, perché comunque è già un onore, come ci siamo detti, essere tra i finalisti, però vi farò sapere quello che viene fuori. In bocca al Ok? lupo. Grazie e Grazie buone a letture a te tutti. e ci vediamo prestissimo con nuovi ospiti. Ciao Maurizio, grazie. Arrivederci.